Ad Aci Reale denunciato un uomo per detenzione abusiva di armi e munizioni, ad Aci Catena invece caccia aperta ai banditi che hanno assaltato ieri un furgone di sigarette. Il deputato del PD Giuseppe Berretta scrive ai ministeri della Salute, dell'Ambiente e dell'Interno per sollecitare interventi sull'ex stabilimento delle Acque Pozzillo. Cerimonia solenne ieri ad Aci San Filippo per festeggiare il 25esimo di sacerdozio di padre Alfio Grasso, ordinato sacerdote a Tivoli. Bentrovati con il nostro TG Reporter. Tra gli altri argomenti del nostro giornale, il caso Gettonopoli ad Aci Catena ancora in primo piano, sarà il tema conduttore del nostro settimanale di informazioni e attualità in onda domani sera, Città Città. Ad Aci Reale la giunta Barbagallo delibera il piano triennale delle opere pubbliche 2016-2018. Per quanto riguarda invece lo sport, il calcio, cresce l'attesa per la semifinale playoff di domenica. L'Aci Reale atteso dal Rocca di Caprileone e biglietti in prevendita già da questo pomeriggio. Questo è altro all'interno del nostro giornale che andiamo ad aprire, come sentito, con diversi fatti di cronaca nera. In azione, abbiamo detto, polizia e carabinieri nella Cese. Dall'intervento per una lite in famiglia alla scoperta di un mini arsenale illegale di armi e munizioni. La polizia di Aci Reale è intervenuta ieri pomeriggio in piano centro a seguito della segnalazione di una lite in famiglia tra due coniugi. Sedati gli animi, i poliziotti hanno deciso di perquisire l'abitazione della coppia rinvenendo un fucile calibro 12, una pistola Mauser calibro 6,35, due baionette ed ancora due pugnali e tre sciabole. Armi tutte regolarmente denunciate dal padre, deceduto nel 2010, e che il figlio aveva ereditato senza però averle mai denunciate all'autorità di pubblica sicurezza. Per lui così è scattata la denuncia in stato di libertà per detenzione abusiva di armi e munizioni prontamente sequestrate dagli agenti. Continua invece da parte dei carabinieri di Aci Reale la caccia ai tre malviventi che ieri pomeriggio hanno assaltato nella frazione catenota di Aci San Filippo un furgone che trasportava sigarette. Con il volto coperto da un passamontagna, i tre hanno bloccato la marcia del mezzo e sotto la minaccia di una pistola si sono fatti consegnare la merce e sono fuggiti via a bordo di due automobili. I tre sono tuttora ricercati dai militari che stanno ricostruendo le fasi della rapina, visionando anche i filmati degli impianti di videosorveglianza della zona a caccia di elementi che possano far risalire all'identità degli assaltatori. Sempre ieri, infine, i carabinieri di Catania hanno fermato due sessantenni catanesi che avevano rubato poco prima un'automobile ad Aci Catena, una Fiat 16. I due arrestati sono Gaetano Spampinato e Salvatore Pidatella, posti ai domiciliari in attesa del rito per direttissima. Dovranno difendersi dall'accusa di furto aggravato in concorso, mentre gli altri due complici sono riusciti a darsi alla fuga e sono tuttora latitanti. L'auto invece è stata restituita al legittimo proprietario. Il caso Gettonopoli ad Aci Catena sarà al centro domani sera del dibattito del nostro settimanale Città Città. Le sedute delle commissioni consiliari catenote arrivate nel mirino della Procura della Repubblica di Catania e il sistema generalizzato che nei comuni regolamenta i lavori dei consigli comunali animano il dibattito politico non certamente solo ad Aci Catena. La chiusura delle indagini nei confronti di 15 dei 20 consiglieri comunali catenoti verso i quali il pubblico ministero Fabio Regolo ipotizza a vario titolo e in varia misura i reati di falsa e truffa sarà al centro di Città Città, il nostro settimanale di approfondimento del venerdì con inizio in diretta dai nostri studi alle ore 21:10. Il direttore Antonio Garozzo e l'opinionista Enzo Di Mauro, con ospiti in studio, servizi filmati e il contributo dei telespettatori da casa, proveranno non solo a ricostruire la vicenda ma anche a capire quale sia il sistema che, nei diversi enti territoriali, regola le attività istituzionali legate ai consigli e alle commissioni consiliari. Perché all'apice di tutto vi è una normativa che probabilmente andrebbe aggiornata al fine di evitare imprecisioni o vere e proprie fughe in avanti, determinata dall'attribuzione dei gettoni di presenza quale moneta di scambio per il lavoro amministrativo svolto dagli eletti dal popolo nei comuni. Tutto questo domani alle ore 21:10 su Etna Espresso Channel, in diretta con Città Città, perché anche il dibattito su gettoni di presenza e gettonopoli parte da qui.
Ad Acireale invece si infiamma lo scontro verbale, ovviamente, tra il presidente del Consiglio Comunale e il gruppo consiliare di Forza Italia all'indomani del voto in aula che ha respinto la mozione di revoca presentata dal gruppo consiliare di Forza Italia. Il presidente Raneri aveva parlato di un voto che testimonia, parole testuali, l'isolamento politico di Forza Italia, sostenendo che si era trattato di un attacco personale. Oggi Forza Italia replica con una nota dicendo che nessun attacco personale è stato rivolto al presidente, ma semplicemente sono state intraprese tutte le misure di nostra competenza, afferma il consigliere Francesco D'Ambra a nome del gruppo, previste dalla legge per sanzionare il comportamento omissivo del presidente a tutela della città e del consiglio in merito alla conoscenza di atti pervenuti dalla regione su cui era stato espressamente richiesto un parere obbligatorio per il tramite del Presidente del Consiglio, rimasti sconosciuti però ai destinatari, vale a dire i consiglieri comunali. Ci sorprende il comunicato del Presidente che nell'esercizio del proprio ruolo istituzionale di garanzia e super partes, anziché prendere atto degli errori commessi, reitera un comportamento che esula dal ruolo istituzionale affidatogli dal Consiglio e si sofferma su una disamina politica sugli specifici costi del Consiglio Comunale, proprio quando il gruppo di Forza Italia aveva espressamente richiesto e ottenuto, con qualche resistenza proprio dalla maggioranza che sostiene questo Presidente, che la mozione di revoca venisse trattata insieme agli altri ordini del giorno al fine di ottimizzare la seduta. Stasera, intanto, qui alcuni passaggi quindi della nota di Forza Italia. Stasera, intanto, dicevamo nuova seduta di consiglio con orario di prima convocazione alle 19:30 nel Salone della Polizia Municipale in Via degli Ulivi. All'ordine del giorno l'adesione alla carta di avviso pubblico, codice etico per la buona politica e l'approvazione del regolamento e per l'utilizzo delle sale di proprietà del Comune di Acireale da adibire a conferenze e riunioni. Da Acireale a Giarre il passo è breve, si è protratta sino a tarda ora. Ieri sera la riunione del direttivo del PD Giarrese, alla presenza tra gli altri del presidente provinciale del PD Enzo Napoli e del deputato Giuseppe Berretta. Nodo principale da sciogliere resta, la candidatura a sindaco che il PD vorrebbe esprimere, visto che ormai si è a Giarre in piena campagna elettorale. Una parte della componente di articolo 4 propende per la candidatura di Tania Spitaleri, anche semmai ufficializzata. Una parte invece sostiene la candidatura a sindaco di Salvo Vitale, candidatura quest'ultima che sarà ufficializzata questo pomeriggio nel corso di un'apposita conferenza stampa. E stasera intanto torna a riunirsi il Consiglio Comunale di Giarre dopo la seduta a vuoto di ieri sera, nella quale mancava il numero legale. Orario di convocazione alle 20 nell'aula consiliare nel Palazzo Municipale in via Callipoli. Rinasce, torniamo ad Acireale, il Costarelli in piazza Duomo. Questa sera alle 20:30 verrà inaugurata la sede sociale dell'Associazione Costarelli. Contestualmente, nell'ambito del progetto sociale per il territorio, verrà riaperta al pubblico la storica pasticceria Costarelli, rinomato vanto della città con la gestione di noti imprenditori acesi. Per ufficializzare l'associazione e per parlare appunto di questa riapertura della storica pasticceria alle ore 19, il tutto sarà presentato in conferenza stampa proprio nei locali di Piazza Duomo, al civico 20. Adesso ci fermiamo, spazio alla pubblicità. A tra poco.
tutti i venerdì alle 21.10 in diretta da Etna Espresso Channel Città Città, il rotocalco settimanale che affronta e approfondisce con ospiti in studio le tematiche di attualità. Tutti i venerdì ore 21.10, in replica il sabato alle 16 e la domenica alle 23, online su YouTube e Facebook. Conduce in studio Antonio Carozzo. Città Città, il dibattito parte da qui. Festa dei fiori del Carnevale di Acireale. Il 23, 24 e 25 aprile ad Acireale c'è la Festa dei Fiori. Tenta la fortuna. Con la lotteria del Carnevale di Acireale puoi farlo ancora e puoi vincere. I biglietti puoi acquistarli adesso. Sono in vendita presso tabacchi, bar, ristoranti in tutta la città. Costa solo 3 euro. Estrazione sabato 30 aprile. Per info carnevalediacireale.it o 095 895 249. Quando scegli un paio di occhiali, non ti accontentare. Cerca quella qualità visiva che va oltre il semplice guardare e scoprirai che c'è più vita in quello che vedi. Chiedi al tuo ottico lenti Zeiss. Ottica Grasso, centro ottico Zeiss per il massimo comfort dei vostri occhi. Ad Acireale, nuovo ampio concept store in Corso Italia 122. Ad Aci Catena, in via Matrice 34. Ottica Grasso, 34 anni d'ottica. Chiedi il programma assistenza Zeiss fino al 31 maggio incluso nel prezzo a condizioni esclusive. La pizzeria di Flora Caffè? Carina! L'ho già scelta per il mio compleanno. Pizza buonissima cotta nel forno a legna. Patatine patatose, E poi è elegante, simpatica al punto giusto per essere la location della mia festa. Anche i miei genitori ci vanno spesso, perché oltre alle ottime pizze propongono fuori menù piatti a tema con la stagione. Straordinari! La pizzeria di Flora Caffè. Il gusto fatto ad arte. Via Sclafani 40, di fronte Benvesti a Cireale. A 0,28. E cos'è a 0,28? La parte finale del tuo codice fiscale? A 0,28 è il punto d'inizio per chi cerca oggettistica di qualità. È il concept store che ad Acireale mancava. Un tuffo nell'oggettistica di design, un covo di idee, una filosofia di vita. A 0,28, ideale per scegliere il regalo giusto, quello che soddisfa la mente, la vista, il piacere. A 0,28, oggettistica di design, Corso Umberto 174, Acireale. Blu Bar Daci, vieni a deliziarti con le nostre produzioni. Granite, gelati di tutti i gusti, dolci buonissimi, tavola calda e tanto altro. E se presenti il coupon fino al 30 aprile, il caffè te lo offriamo noi. Il Blu Bar si fa in quattro per voi, dal mare alla collina, in montagna ed ora anche in città, con Blu Bar Daci. Nuova apertura in via Ingegnere Antonio Scalia ad Acireale. Prodotti buoni dalla nascita. Eccoci tornati in diretta, riflettori puntati di nuovo sull'ex stabilimento delle Acque Pozzillo, l'amianto nel mirino del deputato nazionale del PD Giuseppe Berretta, che sollecita una bonifica del sito. Intanto scrive ai ministeri dell'ambiente, della salute e dell'interno. Vediamo. Della storica azienda delle Acque Pozzillo restano solo i capannoni abbandonati, coperti di amianto killer, dichiarato fuori legge nel 1992. A sollevare la questione dello stabilimento ex Acque Pozzillo, di proprietà della Sidotti Acque, è ora Giuseppe Berretta, deputato etneo del PD, che evidenzia quest'area come la più grande area siciliana inquinata da Eternit. È necessario verificare le condizioni di salute degli abitanti di Pozzillo, avviando un monitoraggio sull'incidenza di tumori sulla popolazione, afferma il deputato, e chiede così l'intervento del governo nazionale, ma non solo. Chiama in causa anche i ministeri dell'ambiente e tutela del territorio, della salute e dell'interno. La società proprietaria dello stabilimento ha ricevuto l'ordine di bonificare il sito, smaltendo i materiali pericolosi, continua Berretta. Un ordine contro il quale l'azienda ha fatto ricorso al Consiglio di Giustizia Amministrativa, che ha confermato l'obbligo per la società di bonificare il sito. Nel maggio 2015 è stata approvata inoltre la nuova disciplina degli ecoreati, istituendo il reato di inquinamento ambientale, e il nuovo articolo 452 bis del codice penale punisce l'inquinamento ambientale con la reclusione da 2 a 6 anni, con multa da 10.000 a 100.000 euro per chiunque favorisca la compromissione o un deterioramento dello stato preesistente di acqua, aria o porzioni di suolo o sottosuolo. In ultimo, Berretta chiede la verifica, attraverso il Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente,
delle condizioni del territorio a seguito della perdurante presenza dell'amianto nello stabilimento di Pozzillo. Restiamo ad Acireale, la Giunta Barbagallo delibera il piano triennale delle opere pubbliche, documento di programmazione comprende 13 opere nella prima annualità. Tra gli interventi previsti, confermata la messa in sicurezza del torrente Lavinaio Platani e del viale Cristoforo Colombo, gli interventi di riparazione dei danni causati dalla tromba d'aria, la realizzazione del centro comunale di raccolta dei rifiuti, la devoluzione mutui per la riparazione pavimentazione di alcune strade del centro e la bonifica dell'area a ridosso dell'ex Gulli e Pennisi per la realizzazione di un parcheggio. È una programmazione ampia, commenta l'assessore ai lavori pubblici Nando Ardita, che comprende progetti nuovi e altri già inseriti negli anni passati, l'edilizia scolastica è fondamentale e abbiamo inserito ulteriori interventi per le nostre scuole nella seconda annualità, in cui rientra anche il marciapiede di via Galatea, così Ardita. Domani alle 17.30 in Piazza Duomo ad Acireale sarà inaugurata la mostra d'arte Catalina Fiori, Calatina Fiori in testa, non solo terracotta, inserita all'interno del palinsesto del programma della Festa dei Fiori. Saranno presenti il sindaco Roberto Barbagallo, il presidente della Fondazione Carnevale Antonio Coniglio, l'assessore regionale al turismo Anthony Barbagallo e il deputato regionale Nicola D'Agostino. Ieri ad Aci San Filippo, festa grande per il 25esimo di sacerdozio di padre Alfio Grasso. Vediamo. Commosso certamente, consapevole del percorso svolto in 25 anni di sacerdozio, ma altrettanto pronto a seguire ancora la chiamata del Signore. Nella Basilica di San Filippo di Agira, ad Aci San Filippo, ieri sera padre Alfio Grasso ha festeggiato il 25esimo anniversario dalla ordinazione sacerdotale. Una santa messa, celebrata dal vescovo della diocesi di Acireale, Monsignor Antonino Raspanti, e da padre Alfio, ha unito ancora di più e ancora una volta il sacerdote alla sua missione, che altro non è se non che donare se stesso a Dio e agli altri, come ha ribadito Monsignor Antonino Raspanti. Una cerimonia sentita, partecipata, alla quale hanno preso parte anche il vescovo di Scalea, Leonardo Bonanno, e il giannunzio apostolico Monsignor Alfio Rapisarda, oltre a molti altri sacerdoti. Un lungo percorso iniziato a Tivoli il 20 aprile 1991 per padre Alfio Grasso e che, in grazia di Dio, prosegue con maggiore vigore ancora oggi e nei prossimi anni. Adesso ci fermiamo, ancora una pausa pubblicitaria, torniamo subito. Il centro analisi SAIME del dottor Antonino Di Carlo ora è nei nuovi accoglienti locali di via Marchese di San Giuliano 21, Acireale, vicino alla biblioteca Zelantea. Centro analisi SAIME del dottor Antonino Di Carlo. Apertura laboratorio prelievi tutti i giorni dalle ore 6, incluso il sabato. Centro analisi SAIME, via Marchese di San Giuliano 21, Acireale. Per info 095 60 48 83. Il nostro giardino è stato trasformato in un angolo di paradiso. Ci ha pensato Vecchio Piscine. Non più solo piscine, grazie ad un'equipe specializzata e al nuovo showroom Arredo Style per l'arredamento esterno ed interno. Arredi, vasche idromassaggio, saune finlandesi al miglior prezzo sul mercato. Vasche ornamentali, gibus, la stanza del sole, tende, pergolati, elegantissimi ombrelloni FIM. Arredo Style by Vecchio Piscine. Arredamenti per la casa e idee regalo originali. A Giarre, all'uscita del casello autostradale. Per info 095 97 02 123. Bella la vita! Profili ha cambiato look. Ora è nel nuovo showroom, sempre in corso Savoia, ma al numero 157, con più spazi e una luminosissima esposizione di oggetti prestigiosi e di classe. Servizi di piatti, bicchieri, posate, anche per il quotidiano, oggettistica, oltre a un grandissimo assortimento di raffinatissime bomboniere per ogni circostanza da impreziosire. Profili, da 30 anni con i nostri oggetti abbiamo arredato le case di tante famiglie. Profili, nuovo showroom in corso Savoia 157.
Fino al prossimo 14 maggio, da Tomarchio Ottica e Fotografia Oxo ad Acireale, c'è una straordinaria promozione vista e sole. Acquistando un occhiale da vista con le lenti antiriflesso, avrai con soli 5 euro le stesse lenti graduate per un occhiale da sole. È straordinario! Tomarchio Ottica e Fotografia Oxo ad Acireale in Corso Italia 18A e B. Promozione valida fino al 14 maggio 2016. Regolamento interno al punto vendita. Se avete scelto l'Etna come meta, passando per Lingua Glossa, fermatevi al Garden Bar. Lo trovate di fronte alla villa, in via Roma 216. Garden Bar. Dalla scuola pasticcera Acese, centinaia di prodotti buonissimi da gustare in ogni momento della giornata. Dalla colazione alla tavola calda, dalla rinomata granita di mandorla agli aperitivi, dalla pasticceria con produzione giornaliera alle paste di mandorla, ai gelati tutti i gusti. Angolo riservato alla vendita di articoli per fumatori. Se passate per Lingua Glossa, vi aspettiamo al Garden Bar, in via Roma 216. Fermatevi! Grill Food. Dalla storia delle macellerie Cannavò, dopo il pronto cuoci, l'ultima novità, la prima griglieria da asporto ad Acireale. Scegli quello che vuoi, in pochi minuti sarà cotto dal nostro personale specializzato. Grill Food è anche gastronomia con panini gourmet, primi, secondi e contorni. Aperto a pranzo e a cena. Prova il nostro servizio a domicilio. Con un supplemento di 50 centesimi a box puoi ricevere la tua ordinazione direttamente a casa. Ordina anche con WhatsApp al 331 42 45 126. Il prossimo 3 maggio la chiesa San Vincenzo Ferreri di Acireale festeggerà i 20 anni dell'avvio dell'adorazione eucaristica, previsti una serie di appuntamenti che coinvolgono la città. Con i turni di adorazione delle parrocchie e delle comunità del territorio hanno preso il via ad Acireale le celebrazioni che quest'anno saranno solenni per il 20° anniversario che cadrà il prossimo 3 maggio nella chiesa San Vincenzo Ferreri di Acireale dove si svolge l'adorazione eucaristica perpetua. Oggi toccherà alle parrocchie San Michele e San Giovanni Nepomuceno di Stazzo, ai giovani del seminario, mentre domani poi sarà la volta della parrocchia Madonna Immacolata di Guardia e del santuario Santa Maria delle Grazie. I appuntamenti andranno poi avanti fino alla conclusione del mese. Intanto il piccolo gregge dell'Immacolata terrà una settimana eucaristica nella chiesa di San Rocco in preparazione dell'evento del prossimo 3 maggio e che prevede in ogni caso per la giornata del prossimo martedì con inizio alle 18 un momento di formazione spirituale sull'adorazione eucaristica. Saranno presenti i ministri straordinari della comunione. Altri momenti saranno poi dedicati in seguito agli studenti della città e agli ammalati, in quest'ultimo caso con l'ausilio dell'Unitalsi. Il vescovo della diocesi di Acireale, Monsignor Antonino Raspanti, intanto in un suo recente intervento alla televisione vaticana TV 2000, si è soffermato a parlare, fra l'altro, del ruolo svolto dalla Chiesa dell'adorazione di San Vincenzo Ferreri, che proprio da pochi mesi ha raggiunto il traguardo di una presenza costante di comunità in preghiera senza interruzioni da lunedì al sabato. Un sogno che 20 anni fa sembrava irrealizzabile per il canonico Don Vincenzo Castiglione, al pari dell'apertura di una chiesa destinata esclusivamente a rapportare i fedeli in maniera diretta con l'Altissimo. E il prossimo 3 maggio sarà proprio il vescovo Raspanti, ma in cattedrale, a celebrare un solenne pontificale e a guidare una processione lungo le principali vie cittadine. Facciamo un passo indietro, abbiamo detto nel corso del nostro TG della riapertura della storica pasticceria Costarelli, sottolineando come stasera alle 19 nei locali della neonata associazione in Piazza Duomo si terrà una conferenza stampa per illustrare l'iniziativa. Erroneamente abbiamo detto poi della inaugurazione della sede sociale sempre stasera. L'inaugurazione in effetti sarà domani sera. Stasera quindi appuntamento con la stampa per illustrare i dettagli dell'iniziativa. Poi domani sera alle 20:30 in Piazza Duomo inaugurazione della sede sociale dell'associazione Costarelli. Contestualmente all'associazione verrà poi riaperta al pubblico, abbiamo sottolineato, la storica pasticceria Costarelli.
Seconda edizione della Festa del Libro ad Acireale, sabato nei locali della Villa Belvedere. L'appuntamento, grazie alla collaborazione di una rappresentanza degli scrittori di Terra d'Autori, all'associazione Le Formiche, al gruppo austro del Liceo Classico Guglie Pennisi e di Gabriella Calì. Si tratta della seconda edizione. Le immagini che vedete ovviamente si riferiscono alla prima edizione. Sarà l'occasione per offrire ai più giovani un entusiasmante viaggio tra miti, favole e leggende lungo il sentiero della fantasia. Saranno raccontate le storie di Ulisse e Polifemo, Ace e Galatea, Colapesce e altri. Nel corso dell'evento verrà offerta inoltre la possibilità di conoscere le antiche modalità di stampa. Saranno esposti gli antichi caratteri tipografici di rilegatura dei libri grazie al supporto di una storica tipografia acese. Contestualmente verrà aperta la biblioteca dei ragazzi, uno spazio per i più giovani al fine di favorire l'approccio alla lettura. L'iniziativa è dei consiglieri comunali Mariella Bonanno, Giuseppe Ferlito e Teresa Privitera. E a proposito della consigliera Mariella Bonanno, come si ricorderà, ieri abbiamo dato notizia del fatto che la giunta Barbagallo ha deliberato l'istituzione del Consiglio Comunale Baby. La consigliera Mariella Bonanno, prima firmataria della mozione Città a misura di bambino, insieme ai consiglieri Ferlito e Privitera, Maria Teresa Privitera, manifestano soddisfazione in quanto la costituzione del Consiglio Baby è uno dei punti cardine della mozione, finalizzata a rendere Acireale una città in cui sia data centralità al ruolo e alle esigenze dei bambini. Adesso lo sport, parliamo di calcio. Grande attesa in casa Acireale per la semifinale play-off in programma domenica a Capri Leone contro il Rocca, inizio alle ore 16:30, 240 circa i biglietti che la società di casa ha spedito al club Granata per metterli in vendita ad un prezzo ancora da stabilire tra gli 8 e i 10 euro. Quel che è certo però è che domenica allo stadio il botteghino sarà chiuso per ordine, per disposizioni del questore di Messina, quindi i tifosi acesi sono chiamati a premunirsi di biglietto già ad Acireale. Mister Peppe Anastasi intanto continua a lavorare sul campo per preparare al meglio la sfida con i suoi ragazzi, chiamati a vincere per approdare in finale. Recuperano dalla squalifica i difensori Zappalà, Cocuzza e Tosto, oltre che i centrocampisti Arena e Conti. Unico assente il mediano Gatto, che ne avrà per un altro turno. Il giudice sportivo intanto ha squalificato 6 giocatori per 3 giornate balestrieri dell'Orlandina, per 2 Tommassini della San Pio, che salterà dunque lo spareggio play-out con l'Atletico Catania in programma domenica prossima alle 16:30 a Mascalucia. Un turno infine per Abate dello Sporting Taormina, Didio del Rosolini, Ravidà di Ligia Virtus e Munafo del Giarre. E dal calcio parliamo adesso di pattinaggio. Le società acesi di pattinaggio a rotelle, l'Accademia Rotellistica e la Galatea Acireale, continuano a mietere successi. L'ultima occasione è stato il campionato regionale di corsa su strada, categorie primi passi, giovanissimi ed esordienti, disputatosi a Caltagirone. Medaglia d'argento e di bronzo conquistata da Giulia Di Salvo nella 200 metri sprint, nella 1500 metri in linea per la Galatea Acireale di Massimiliano Trovato. Buone le prestazioni anche di Melissa Strano, Michela Carpinato e Rebecca Centamore. Nei primi passi invece i gemelli Rosario e Daniele Indelicato hanno dominato le loro gare, così come Serena e Alessio Trovato. Bene, come detto, anche l'Accademia Rotellistica Acireale di Angelo Trovato. Nei giovanissimi Desiree Leonardi ha conquistato il gradino più alto del podio nella 100 metri sprint, mentre Riccardo Trovato ha ottenuto l'argento sempre nella categoria giovanissimi 2. Buoni piazzamenti infine per Manuel Guerrera, Desiree Sciacca, Teresa e Vittoria Pennisi. E adesso andiamo a chiudere, e lo facciamo con le previsioni meteo per la giornata di domani.
Nuvolosità diffusa per tutta la giornata, venti deboli da sud, temperature stazionarie, minima 14, massima 19 gradi, mare poco mosso. È tutto anche per oggi, grazie come sempre per essere stati con noi, appuntamento con TG Reporter per domani alle 13:40, arrivederci.